Oggi mi sono messo nei panni di tutti quelli che magari sono in una fase di inazione, che dice vabbè, ma che devo fare, ma che mi metto a fare, ma chi chiamo, ma chissà come mi rispondono. E ho ripensato pure ai primi giorni, a come ho reagito anch'io alla cosa, a quello che stava accadendo, che stava chiudendo tutto. Ogni giorno poi era un'escalation. La cosa che però mi ha spinto è che ogni volta che accadeva qualcosa ho cercato cose da fare, mettendomi poi soprattutto nei panni delle persone, cioè di tutti gli agenti, di tutte le agenzie del nostro gruppo. Cervellavi a dire ok, possiamo fare l'incarico virtuale, i virtual tour, chiamiamo le persone, facciamo le visite virtuali, le videoconferenze, diamo strumenti, tutto mosso da un fare. Venderemo case immediatamente così? Certo che no, non è che una casa la venderai senza che l'avranno vista, questo è tutto preparatorio, ma intanto c'ha un effetto fantastico. Rimaniamo vivi, rimaniamo con un animo forte. Rimaniamo con la fiamma, questo è quello a cui dobbiamo pensare. Quindi, quando abbiamo quei momenti di inazione, che pensiamo a tutto quello che diranno le persone, in quel momento lì magari pensiamo che magari dobbiamo cambiare pure noi e chiedergli semplicemente come stai vivendo il momento, raccontare come lo stai vivendo te. Più siamo reali, quello che vi ho detto a voi, io sono stato mosso, vi dico la verità. In dei momenti c'avevo dei down, ma non sono riuscito a fermarmi, cioè vedevo solo cambiamenti da fare, soluzioni da proporre, da dare a ognuno di voi. E quindi allo stesso modo date qualcosa alle persone, date qualcosa ai clienti. Se vi rispondono male, dite: guardi, mi dispiace, non era mia intenzione. Io volevo sapere come stava, come sta vivendo la cosa, perché io sto cercando di darmi da fare, faccio questo, questo e quest'altro. Penso che nessuno vi risponderà male, perché siamo tutti nella stessa barca. Questa è una situazione straordinaria che stiamo affrontando tutti insieme e più lo condividiamo e più credo che avremo buone risposte. Io ho condiviso con voi quello che adesso è stato proprio quello che mi ha mosso tutte queste azioni in questo periodo. Fate azioni, vedrete che comunque vi sentirete meglio. Io resto produttivo.